Roma ha vinto facile 3-0 già nel primo tempo, una vittoria anche meritata direi, no? Anche un bel riscatto dopo il risultato negativo della prima giornata. Sì, venivamo da un risultato negativo e quindi eravamo costretti a fare la partita importante da dentro e fuori. I ragazzi l'hanno interpretata nel modo migliore, creando subito le basi per portarsi in vantaggio. Dopo abbiamo sfruttato sicuramente delle importanti importanti, la squadra oggi era nettamente diversa dall'approccio con la Lazio di ieri, quindi abbiamo fatto un risultato importante, una vittoria che ridà entusiasmo e che ci permette di rientrare a pieno regime nella corsa della qualificazione che ci giocheremo nello spazio della fare. Tovalieri giocatore, quanto c'è adesso Tovalieri che sta in panchina? Noi qui abbiamo un ruolo molto importante, delicato, ma allo stesso tempo affascinante, meraviglioso, perché ci siamo un gruppo di ragazzi in una società importante, professionistica, quindi cerchiamo di farli crescere, di poterli consegnare alla primavera in Serie A nelle migliori condizioni possibili. Il risultato in questi tornei sicuramente conta, durante l'anno cerchiamo di dare spazio a tutto quello per dare un grado di valutazione facendo le giuste attenzioni. Tu hai girato tante squadre in carriera, quella con cui hai giocato di più è l'Arezzo, 92 presenze, 30 gol. Che effetto ti ha fatto insomma tornare qua, anche se immagino che ci sia già tornato, no, beh, no? Quando hai attaccato sì, le scarpe al chiodo? Sì, mi ha fatto piacere rivedere anche persone che erano anni che non vedevo, quindi è stato un piacere, nello stesso tempo anche un pochettino di delusione vedendo insomma l'Arezzo in questa condizione, insomma, fasi di quei tempi meravigliosi con lo stadio pieno, la Serie B, e quindi vi auguro veramente di cuore di poter tornare a categoria importante perché lo merita la città. Il 9 giugno di ogni anno l'Arezzo si ricorda quella rovesciata di Michino Neri dopo il rigore sbagliato contro il Campobasso. Ci mettesti lo zampino anche tu, perché quel rigore lui ha sempre detto che devi tirarlo tu, e invece dicesti di no, ci andò lui, lo sbagliò, poi è venuto fuori perché è venuto fuori, ti ricordi? Sì, beh, come no, mi ricordo sì. Beh, sono stati momenti emozionanti, importanti, toccanti, però ecco, facciamo un gol meraviglioso, facciamo una squadra che sicuramente poteva ambire a qualche cosina di più, però magari a livello societario mancavamo un pochettino, c'erano un po' di difficoltà, quindi quando manca un pochettino la parte più importante si fa fatica anche come giocatori a creare le basi per raggiungere, per programmare anche un eventuale passaggio a categoria superiore, perché mi ricordo negli anni miei insomma erano state le stesse squadre competitive, però abbiamo regalato sicuramente emozioni alla gente e questo ci fa piacere perché ci ricorda una buona conoscenza. Bocca al lupo. Crepi, grazie. La sconfitta per 3-0 è maturata nel primo tempo, possiamo dire, insomma, anche un po' troppo pesante rispetto a quello che si è visto. La Roma ha fatto gol con le prime tre occasioni e poi da lì è stato difficile per l'Empoli rimettere la testa fuori dal ghiaccio, non è così? Ho detto ragazzi, sono preparati molto meglio loro mentalmente di noi. Noi venivamo anche da una vittoria all'ultimo secondo, dovevamo e potevamo far meglio a livello mentale. Invece la Roma è entrata più carica di noi, è andata a vantaggio meritatamente, ha raddoppiato e poi sul 3-0 è stata dura per noi, anche se poi ci siamo rimessi in partita, abbiamo cercato di recuperare la partita, ma era troppo ampio il passivo e non ce l'abbiamo fatta. L'Empoli passa per una società modello sotto tutti i punti di vista, dalla prima squadra al settore giovanile, lei che ci lavora dal di dentro ci può spiegare, visto che qui ad Arezzo la situazione è abbastanza difficile, per non dire di peggio, quale può essere veramente questo segreto che caratterizza l'Empoli da molti anni ormai? Ma è un discorso un po' a questo punto qui storico, no? Però l'Empoli ha sempre basato la sua identità sul settore giovanile, che altrimenti non potremmo vivere, e quindi i ragazzi li prendiamo piccolini, li aspettiamo, li facciamo crescere, poi cerchiamo di portare sempre, più che un discorso di risultato, un discorso di crescita dei ragazzi, per portare più giocatori possibili alla prima squadra. Questo è un po' il segreto, è quello di cercare di aspettarli, di non avere fretta, di avere molta pazienza e di farli maturare piano piano con noi.